Semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, quanto è importante oggi dare ai giovani un orientamento sul mondo dell'università prima che escano dal liceo? Ma è molto importante perché tra l'altro in questo momento ci sono i test di ammissione a numero chiuso un po' in tutte le università e quindi è importante che i giovani capiscano che cosa vogliono fare, non possono fare tre o quattro test diversi perché hanno la maturità al quinto anno, preparare i test è complicato. Noi come LUISS abbiamo avviato la Summer School estiva proprio per aiutare gli studenti del terzo e quarto anno di liceo durante l'estate a capire che cosa veramente gli piacerebbe fare all'università provando tutte le diverse materie e diamo delle borse di studio qui a queste Olimpiadi proprio per la partecipazione a questa Summer School estiva. E il premio delle Olimpiadi è dedicato ad Oriana Pagliarini, che è stata la presidente appunto della prima circoscrizione qui a Civitavecchia. Quanto è importante appunto che questa città ospiti un evento culturale di questo tipo? Molto importante perché le Olimpiadi, diciamo, sono nate a Civitavecchia grazie all'impegno dei ragazzi che appunto erano legati ad Oriana Pagliarini, Civitavecchia che quest'anno si riappropria un po' di più rispetto agli anni scorsi delle Olimpiadi della Cultura perché si spostano dalla nave al Teatro Traiano e poi finali che anche quest'anno, e questo siamo orgogliosi di dirlo, avranno le loro finali a Tolfa a metà aprile, e quindi insomma una sinergia che sin dalla prima edizione c'è stata con il comune di Tolfa e che continua perché questo è un evento bello che vogliamo continuare a sostenere. La fondazione si è occupata appunto di sostenere anche questo evento culturale e appunto dando una linea guida diversa agli studenti di oggi, per quanto riguarda appunto il loro percorso post-universitario. Qual è la differenza che si sente anche fra le vecchie generazioni e le nuove generazioni di studenti e che la fondazione può oggi sostenere anche a Civitavecchia? Ma fra le vecchie generazioni, quindi la mia probabilmente, e le nuove, c'è una differenza sostanziale. C'è, mentre probabilmente per quello che riguarda le cosiddette vecchie generazioni, c'era un tipo di studio molto diverso, molto basato sulla nozionistica, ancorché anche approfondito. Oggi è uno studio che vede più possibilità, vede la possibilità di diversificare la materia didattica da altre situazioni molto importanti che sicuramente mirano ad allargare sempre di più gli orizzonti. È chiaro che questa è un'iniziativa, per esempio, emblematicamente valida proprio per questo motivo. Cioè, qui ci troviamo penso oltre 1.000 persone da tutta Italia a partecipare a qualche cosa di diverso. È molto bello anche il sito. Io rivolgo un invito a me stesso e agli organizzatori. Spero che quest'altro anno si possa fare presso i locali dell'Università di Civitavecchia, perché proprio serve a fare questo, a dare questo continuum fra una parte degli studi e l'altra. Quindi ritengo che su questo il territorio deve crescere, perché il discorso dell'università è un discorso che interessa tutto il territorio e quindi tutti i giovani debbono e possono partecipare a questo tipo di iniziativa. Consigliere comunale Patrizio Scilipoti, volevamo fare una domanda appunto sull'importanza oggi di un evento culturale di questo tipo, dove i giovani si trovano ad affrontare un mondo del lavoro molto più selettivo e molto più specialistico. Innanzitutto devo ringraziare Daniele Ceccarelli, che è l'organizzatore e che è stato un amico con cui ho diviso anni come consigliere di circoscrizione. Non a caso il trofeo si chiama Oriana Pagliarini, che era proprio la presidente della circoscrizione e che per noi è stata anche un punto di riferimento perché era una persona onesta e umile e che ci ha insegnato tanto. E a loro ho detto che debbono per forza ascoltare quello che gli dicono i propri professori e quello che gli dicono i genitori, perché oggi lo studio è importante, è per i giovani la cosa più importante. Anche nel mondo politico è importante appunto avere uno studio specialistico, anche conoscenze di tipo economico. Sì, anche perché personalmente questa è una cosa che mi rimprovero sempre. Mi rimprovero il fatto che comunque non ho continuato gli studi, anche se dopo che mi sono diplomato ho scelto il mondo del lavoro. Proprio per questo dico a loro, dico a tutti i giovani di proseguire con gli studi, anche perché lo studio, il sapere rende autonomi, rende liberi. Rende le persone liberi di pensare.